Bene, ora siamo arrivati a un punto molto particolare del nostro viaggio, dove appunto abbiamo la passphrase, abbiamo il nostro database crittografato, contenente tutte le password dei nostri account online, che ripeto, possono essere di social, di exchange crypto, o qualsiasi altro servizio online che utilizzate, oppure dei dati che volete tenere al sicuro offline, insomma, quello che volete. Abbiamo una passphrase, un database, abbiamo la two-factor authentication tramite YubiKey, hardware. E cosa ci manca? Ci manca il wallet, giusto? Bene, quindi oggi andiamo a parlare di wallet. Ci sono essenzialmente due tipologie di wallet. Gli hot wallet e i cold wallet. La differenza è molto semplice. Gli hot wallet sono tutti quei wallet Bitcoin che sono collegati ad internet. Ciò non significa che è un wallet online, un wallet web, mi viene in mente il wallet di Coinbase, per fare un esempio molto semplice, ma un wallet che, ripeto, è collegabile, è collegato ad internet, è un device che è collegato ad internet e per questo motivo è sempre, ricordiamocelo, sempre a rischio, poiché tutte le cose che sono collegate ad internet sono attaccabili dall'esterno. Quindi questo significa che se voi utilizzate un wallet come Electrum, Wasabi, Bitcoin Core su un device, in questo caso un computer, che però è hackerabile o ancora peggio è già hackerato, capite bene che il wallet stesso è a rischio, ok? Quindi dovete scegliere un hot wallet solamente se avete competenze tecniche informatiche molto molto ampie, se avete la sicurezza, se sapete e se siete certi che il dispositivo in cui andate a operare è sicuro e se siete certi che il dispositivo, anzi che la rete che gestisce, che permette al dispositivo di essere connesso a internet è al sicuro. Quindi dovete avere delle competenze non da poco. Quindi vengono in aiuto i famosi cold wallet, ovvero dei wallet che non sono collegati ad internet, che si trovano su device scollegati ad internet, che si trovano su chip scollegati da internet. Quindi essenzialmente di cosa si tratta? Si tratta degli hardware wallet. Appunto, dalla parola hardware, perché? Perché sono degli hardware specifici che, a differenza degli hot wallet che quindi sono collegati, sono installati, sono gestiti da un device fisso che è collegabile ad internet, collegato ad internet, connesso ad internet, ecco che l'hardware wallet è un device a sé, non fa parte del computer, non si collega direttamente al computer e per questo motivo non si collega mai direttamente ad internet. In che senso? Nel senso che poniamo a caso che questo sia un hardware wallet, ok? Questo qua è il Coincard MK3 di cui andremo a parlare più tardi. Ecco che, qual è lo scopo di questo dispositivo? Lo scopo di questo dispositivo è quello sì di connettersi al computer. Quindi potenzialmente uno può pensare, ok, il dispositivo è creato ed ha un hardware a sé per mettere in sicurezza i Bitcoin, però si collega comunque al mio computer che potenzialmente è collegato ad internet, giusto? Ni, nel senso che sì, si collega, ma le chiavi private, il famoso segreto che noi abbiamo generato con gli armadietti all'inizio, non viene generato sul computer come l'hot wallet, ok? Quindi viene generato su un device che è potenzialmente già hackerato o comunque facilmente hackerabile, ma viene generato all'interno di un chip che si trova proprio nell'hardware wallet stesso, che è separato completamente dal resto del device. Quindi lo scopo dell'hardware wallet è quello di
tenere in sicurezza il famoso segreto, la famosa combinazione, la famosa chiave, appunto le chiavi private. Stessa cosa per alcuni hardware wallet possono tenere al sicuro altre cose. Possono tenere al sicuro i codici da autenticazione due fattori, possono tenere al sicuro altri dati, però lo scopo principale è quello di tenere al sicuro appunto le chiavi private. Le chiavi private, ricordiamocelo, sono le combinazioni per sbloccare i fondi contenuti all'interno di un armadietto, che è la chiave pubblica. In questo caso, le chiavi private rimangono all'interno dell'hardware wallet. L'hardware wallet crea e genera la transazione offline, quindi al sicuro, e solamente dopo la trasferisce sul device hackerabile, quindi attaccabile, potenzialmente infetto, in generale non sicuro poiché è connesso ad internet, e solo con il computer avviene il broadcast della transazione alla rete di Bitcoin e là viene appunto processata dai nodi, dai miner e da tutto l'ecosistema di Bitcoin. Quindi, per quanto possa sembrare difficile il funzionamento di un hardware wallet, questo è il suo scopo. Scusate. Creare e generare le chiavi offline. Ok? Creare la transazione, fine, perché tutto il resto, dopo, la volta che la transazione viene creata, viene data in pasto al computer, che ripeto, non scambia mai informazioni direttamente con l'hardware wallet, perché sono due entità separate. L'hardware wallet sposta semplicemente la transazione firmata al computer e il computer ne esegue il broadcast al resto del mondo della rete di Bitcoin.